Esatto, sì, lui è proprio il monopattino elettrico che da qualche mese vedete come background qui nei miei video, perché l'ho preso proprio prima che iniziasse il lockdown. Prima di lui vi ricorderete che avevo il buon vecchio EUNI S808 della Xiaomi, con cui mi sono divertito tantissimo, ma dopo 2 anni e mezzo di onorato servizio l'ho buttato in ogni situazione. L'ho buttato pure allo skatepark, cosa da cui dovrei dissociarmi, ma vabbè. Mi dispiaceva lasciarlo proprio così abbandonato, più che altro io non l'avevo mai curato, e allora proprio in questo lockdown l'abbiamo smontato, gli abbiamo provato a dare una sistematina, e più che altro c'era la ruota frontale che era davvero arrivata in una maniera incredibile. Come andarla a gonfiare? Beh, ci avevamo provato con una pompetta classica, quella insomma manuale, ma non ci si riusciva. Quale allora migliore occasione per non provare questa pompetta compressore della Xiaomi, la Mi Portable Electric Air Compressor? Sì, nomi sempre incredibili, fantasiosi, ma insomma. Ed eccolo qui in tutta la sua bellezza, tra l'altro con questo mini display che si accende quando mettiamo in funzione proprio il compressorino, bello tra l'altro comunque come estetica, curato davvero alla grande. La parte inferiore di ricarica è ovviamente coperta da un tappino, come potete notare, ecco. Abbiamo una micro USB, ecco, non una Type-C, questa cosa, vabbè, dai, la facciamo passare, considerando che lui non è più riuscito adesso. E tra l'altro lei mi ha svoltato anche il regalo di compleanno di mio padre, perché ho regalato questo e lui felicissimo, davvero. Eh sì, perché se seguite il canale Telegram avrete visto che in questi giorni è sceso addirittura 29 euro dalla Spagna. La versione è questa qui, Global, ma Amazon anche comunque la troviamo sulle 45 euro e eBay sulle esempio 45, insomma questo è il suo prezzo circa standard, ma ecco, 29 da Spagna, ragazzi, quando esce un'offerta incredibile non fatevela scappare. Non vorrei perdere molto tempo su quello che ci arriva in confezione perché ormai lo saprete meglio di me, ovviamente i due piccoli manualetti, poi abbiamo anche un comodo sacchetto insomma di trasporto, carino. Ma più che altro, vabbè, oltre al connettore USB, micro USB, abbiamo ovviamente i due adattatorini. Quello per gonfiare i classici palloni, no? E cose simili. E poi un altro adattatore in metallo. Presta dovrebbe essere questo qui per mountain bike, bici da corsa, insomma, per cose di questo tipo. Quando acceso vedete che c'è il display che ci riporta PSI come unità di misura. Possiamo tenere premuto qui a destra e cambieremo in bar. Dopodiché abbiamo vari pulsantini. Cosa possiamo fare? Allora, possiamo andare a sinistra ad accendere la lucina, che è molto comoda se dobbiamo andare a fare, per esempio, qualcosa di notte. Possiamo ovviamente spegnere la lucina e andare ad cambiare dei preset che abbiamo salvati. I monopattini potremmo farli rientrare in una di queste categorie. Insomma, come potete notare, si settano dei bar predefiniti in modo che lui non supererà mai quella soglia quando la registra. Come potete notare, adesso lui si è fermato da solo perché ha raggiunto la soglia limite e quindi ha detto ok, basta, non te lo gonfi più, altrimenti comunque poi esploderebbe. È super gonfissima, tra l'altro. Potete notare che c'è anche un LEDino inferiore che ci restituisce più o meno lo stato di carica. Quando è arancione dovrebbe stare intorno al 50%, poco meno. E stateci molto attenti perché lui, quando sarà più scarico, caricherà con un pochino più di fatica, quindi meglio sempre tenerlo al massimo della carica. E al massimo della carica, sapete più o meno quanti palloni riusciamo a gonfiare con lui? Una quarantina. Circa 5 ruote da auto, quindi non male. E per caricare circa una, gonfiare in realtà, caricare non si può sentire, una ruota d'auto ci mettiamo circa 5-6 minuti. Un tempo che sì, è un pochino più lungo di un compressore classico elettrico, ma insomma, considerando che è portatile, è così piccolo, non è assolutamente male. Con lui raggiungiamo massimo i 10 bar, 10.2 in realtà. E quindi alla domanda ve lo consiglio? Beh, la risposta ovviamente sì, se vi serve, è comunque un gadget un po' situazionale, ma fatto davvero bene, benissimo. Soprattutto adesso che si trova in offerta a prezzi pazzeschi, insomma, non lasciatevelo sfuggire. Per questo video è tutto, ragazzi, noi ci vediamo con altri gadget. A breve vi dico che arriverà anche un metro digitale Xiaomi. Non vi spoilerò però altre cose, stanno arrivando tantissimi gadget Xiaomi, preparatevi.